Una domenica al lago di pietra del Pertosillo, sotto un cielo grigio carico di pioggia, ma in mezzo ai colori di numerose associazioni, che assieme agli amministratori dei comuni di Spinoso, Sarconi, Grumento Nova e Montemurro, si sono ritrovati in una giornata di dialogo e confronto nel nome dell'acqua bene comune, sempre da tutelare per il presente e per le future generazioni. L'Osservatorio Popolare della Val d'Agri, Libera, a sud, il Coordinamento Acqua Pubblica, Basilicata e Puglia, Lega Ambiente, Notrib e tanti altri sono arrivati non solo dalla Basilicata. Come Ezio, per esempio, che, ci dice, è arrivato fin qui dalla Lombardia per gridare il suo stop agli stoccaggi di gas nella sua regione. È venuto fin qui per incontrare padre Alex Zanotelli, missionario comboniano da sempre impegnato nelle battaglie per la giustizia solidale in difesa dell'ambiente e in particolare della risorsa acqua. Assieme a padre Alex, i quattro sindaci presenti hanno sottoscritto alla fine un protocollo sulla salvaguardia e la tutela della risorsa acqua per garantire trasparenza nell'accesso alle informazioni e alle analisi effettuate. Ritengo importante tutta la solidarietà con chi da anni qui sta lottando su tutta una serie di fattori. Quello che soprattutto mi preoccupa in questo momento è il fattore acqua, prima di tutto la trivellazione altrettanto, ma l'acqua, perché con il surriscaldamento l'acqua sarà l'elemento più importante che c'è, è già oggi, ma con il riscaldamento, quindi perderemo sempre più acqua e fonti idriche, è chiaro che diventerà un problema enorme. Le multinazionali vogliono mettere mani sull'acqua. Cos'è che sta succedendo? Che il governatore Emiliano sta cercando di privatizzare l'acquedotto pugliese, è già in contatto con la Gesesa di Benevento e l'Alto Calore di Avellino per fare una multi-utility. Sarebbe la prima multi-utility al sud, ecco il gioco, una scatola cinese chiamiamo, che verrà presa da Acea e dietro ci sta la grande multinazionale che è la Suez. Qui siamo, buona parte dell'acqua anche dell'acquedotto pugliese viene da qui. Secondo, c'è il problema che il rischio grosso con le trivellazioni è che venga inquinata quest'acqua. Ecco perché sono qui, a me preme in questo momento l'acqua, perché è l'elemento centrale. Ormai a livello scientifico molti scienziati ritengono che il sud Italia a fine secolo rischia la desertificazione se avanti così. Quindi si capisce che razza di importanza c'è in tutta questa lotta. Quindi la mia è davvero una richiesta ai cittadini per tutto incominciare a capire i problemi. Seconda cosa, le chiese che non si stanno muovendo, perché il Papa è stato chiarissimo in Laudato Si sull'acqua. Eppure le chiese, praticamente quello che il Papa sta dicendo al basso passa pochissimo nelle parrocchie, nella concretezza. Invece, ecco, io sono qui a sollecitare questo perché davvero ci giochiamo la vita in fondo. Padre, fra due giorni sarà la giornata dedicata alla legalità. Un messaggio anche su questo rispetto a quello che è, dovrebbe essere la tutela ambientale e l'amore per la natura? Purtroppo io il problema, la parola anche legalità mi suona sempre più strano, perché viviamo dentro un sistema che di legale ha molto poco. Infatti non lo chiamo più neanche sistema, lo chiamo come lo chiamo i napoletani, o sistema, che non è solo la camorra, è questo sistema economico-finanziario che sta praticamente permettendo a pochi a questo mondo di aver tutto in mano, a spese di molti che non hanno più nulla, e che per fare questo ha bisogno di essere militarizzati, fare guerra a non finire, e tutto questo pesa sull'ecosistema, per cui stiamo andando a una crisi ecologica. Per me questo è profondamente illegale, per cui io penso che la prima cosa su cui dobbiamo incominciare a riflettere tutti, soprattutto i giovani, è davvero che razza di futuro ci attendiamo. Se andiamo avanti così non c'è futuro. Ecco perché dico ai giovani soprattutto, siete voi l'unico presente che abbiamo, la generazione giovanile di oggi che dovrà decidere davvero del futuro di tutti noi. Il petrolio è ormai chiaro, se c'è una cosa che è chiara è che petrolio e carbone devono rimanere sottoterra. Il problema è che è un bel prezzo questo, visto che gli economisti stimano che il petrolio e il carbone ancora sottoterra corrisponde a qualcosa come 25 mila miliardi di dollari. Sarà l'uomo capace di rifiutare i 25 mila miliardi di dollari?
ma per la vita? Questa è la grande questione, la questione etica. C'è il problema a rinunciare al petrolio, però poi il lavoro manca, come si conciliano le ma cose? Non è, esatto, ma è la stessa cosa che mi dicono per le armi. Tra l'altro le armi poi danno pochissimo lavoro, è quasi tutto robotizzato ormai. Ma anche sul petrolio non è questo il problema. Fra l'altro il petrolio di qui non è un petrolio buono, fra l'altro, ma finiamolo con questa storia. In Italia a me spiace che abbiamo perso quel referendum, che non era tanto sulle trivellazioni offshore. Il problema era un altro, mandare un messaggio chiaro al governo che basta trivellazioni in questo paese, in tutto il mondo, ma soprattutto in questo paese in cui poi il petrolio ci costa moltissimo raffinarlo e giù, ma no, no, non c'è strada. Qui la Basilicata ha delle possibilità, io mi guardo attorno, qui io vengo dalle Dolomiti, fra l'altro, quindi me ne intendo un po' di paesaggi, ma sono zone stupende, ma perché non puntare sul turismo culturale con questi paesini che stanno morendo invece? È lì dove dobbiamo ripensare il futuro, usciamo fuori da questo gioco incredibile che ci impone il sistema, dobbiamo trovare alternative e vie nuove. Ci è sembrato importante focalizzare l'attenzione su petrolio e acqua, senz'altro, quindi abbiamo chiamato anche i nostri amici della Puglia che poi bevono quest'acqua del Pertusillo. Certo, noi non sappiamo dove è arrivato, non si sa nulla riguardo a questo inquinamento delle falde, fin dove è arrivata, cioè si sa che sono inquinate le falde fino ad un certo punto, 17 ettari, 17,5 ettari sia dentro che fuori dal Centrolio. Però non sappiamo poi alla fine effettivamente fin dove è arrivato, quindi ci sembrava importante, importantissimo che padre Alex, che da sempre ha lottato per l'acqua libera, per l'acqua per tutti, per l'acqua pura, dall'Africa a Napoli, a tutta quanta l'Italia, ci potesse portare anche un messaggio di solidarietà proprio e di coraggio, ecco. Com'è vivere da cittadini della Val d'Agri, vivere in queste zone? Cosa si prova quotidianamente a vivere in questa grande incertezza? Un grande dispiacere a vedere una zona bellissima, vocata peraltro per il turismo, per l'agricoltura, che invece per interesse di pochi, pochissimi, perché chi ci fa i soldi sono le grandi multinazionali e qualcuno, insomma, che per interesse veramente di pochissimi si distrugga tutto questo e si propagandi anche come compatibile con tutto il resto, cosa che non è. Quindi noi chiediamo che siano anche rivisti gli accordi del 98 a ribasso, e che si proceda con una progressiva transizione energetica verso le energie rinnovabili e democratiche, perché qui vediamo anche i parchi fotovoltaici, i parchi eolici che sono sempre per le multinazionali. Noi chiediamo le energie rinnovabili democratiche, cioè quelli puntiformi sulle famiglie, che siano condivise anche per chi non ne ha di soldi, ecco.